Uomini e donne, due corteggiatrici redarguite dalla redazione. Nelle puntate di Uomini e donne, che ancora non sono andate in onda, Matteo Ranieri ha fatto la sua scelta, preferendo abbandonare definitivamente il programma, con Valeria. Questo ha causato grande risentimento, da parte di Federica che assieme a Soraya, ha diffuso delle anticipazioni, su quanto accaduto durante la scelta. Ovviamente si tratta di una cosa vietata e, di conseguenza, la redazione è stata costretta ad intervenire prontamente. A uomini e donne, ovviamente, è vietato ai corteggiatori e ai tronisti dare anticipazioni, anche per quanto riguarda le scelte, prima della messa in onda. Si tratta di una regola molto rigida, che è presente ormai da tanti anni e che difficilmente è stata infranta. Infatti, nonostante le anticipazioni trapelino sempre dopo le registrazioni e prima della messa in onda, si sceglie comunque di non farle fornire nemmeno ai diretti interessati. Questa importante regola è però stata infranta proprio da Federica, che è stata la non scelta di Matteo Ranieri. Quest'ultimo, infatti, in una delle ultime registrazioni, ha deciso di abbandonare il programma in compagnia di Valeria. La reazione di Federica è stata durissima al punto che sui social si è lasciata andare ad alcuni commenti molto duri contro Matteo. La corteggiatrice è stata spalleggiata anche da Soraya, che è a Uomini e donne per Luca Salatino, ma con cui Federica ha stretto un rapporto di amicizia. Proprio Soraya, infatti, ha pubblicato una storia su Instagram, nella quale ha dichiarato di aver trovato una persona davvero speciale nel programma, ossia Federica. E che lei è riuscita a scansare un fosso, non essendo stata scelta da Matteo. I post di Federica sono stati dello stesso tenore, dato che l'ormai ex corteggiatrice ha dichiarato di essere capace di parlare male delle persone con stile. Ovviamente, non è difficile intuire che un comportamento del genere non sia stato gradito dalla redazione. Dopo poco tempo dalla pubblicazione dei post e delle storie, Soraya e Federica hanno cancellato tutto senza lasciare la minima traccia. La cosa fa ovviamente pensare che la redazione abbia contattato le due ragazze, invitandole ad eliminare quanto prima i post e le storie sui social. Infatti, appunto, i corteggiatori non possono anticipare le scelte, né nulla che sia successo prima che le puntate vadano in onda. D'altro canto, Federica non è nuova a gesti del genere, che erano già stati rimproverati dalla redazione. In particolar modo, ormai qualche settimana fa la corteggiatrice aveva scritto delle parole durissime contro Matteo. Anche in questo caso la puntata, a cui faceva riferimento, non era andata in onda. Esattamente come è accaduto stavolta, dopo breve tempo Federica ha cancellato il post ed è facile intuire che anche in questo caso sia stata la redazione ad invitarla a farlo. In ogni caso, è probabile che le due corteggiatrici ribadiranno le loro opinioni sui social quando le puntate andranno in onda. Ormai da qualche giorno, intanto, è arrivata la conferma sulla scelta definitiva di Matteo Ranieri. Durante quella registrazione, Federica aveva già detto al tronista di sentirsi presa in giro e che lui non avrebbe dovuto portarla a casa sua sapendo che non l'avrebbe poi scelta. Tina ha litigato con Federica, scagliandosi contro la sua reazione e il suo punto di vista. Voi che cosa ne pensate? Credete che le due corteggiatrici abbiano fatto bene a pubblicare queste cose contro Matteo, oppure avrebbero dovuto continuare a rispettare le regole del programma? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.